Forse dal punto di vista mentale sì, perché si dice non c'è nulla da perdere, è più difficile giocare dal punto di vista pratico, però potrebbe essere una lettura che ci permette di affrontare questa partita un po' più liberi mentalmente, però sapendo che andiamo a affrontare una squadra della quale tutti conosciamo la forza. Si riparte dalla buona prestazione contro il Bisceglie, naturalmente non basterà però quello per cercare di fermare il Lecce, bisognerà avere qualcosa in più. Ci dica se magari sta preparando, io ho scritto, insomma, qualche trappola particolare per fermare il Beh, Lecce. sicuramente la caratura dell'avversario, la forza dell'avversario, la qualità dell'avversario è nettamente diversa rispetto alla partita di domenica, quindi qualche accorgimento verrà preso. Ora vediamo se ripassare o no col centrocampo a tre. Abbiamo valutato una o due soluzioni anche in corso, però è normale qualcosa va adattato anche ma oltretutto anche al sistema di gioco loro. Però dobbiamo cercare di essere sempre propositivi. Soprattutto nella fase di non possesso, quella che ci ha dato fino ad oggi forse più garanzie di quell'altra, però dobbiamo pensare a noi stessi, l'ho detto anche ai ragazzi, continuiamo a giocare, continuiamo a pensare a noi, non pensiamo a Lecce, non pensiamo alla squadra che abbiamo di fronte, abbiamo intrapreso questa strada e dobbiamo portare avanti questa mentalità. Poi io voglio che si giochi anche a Lecce. Con i rischi che correremo, perché ci saranno, però voglio che facciamo una partita dove la squadra gioca, come ha fatto tutte le volte che poi è andata anche fuori casa, anche nelle volte dove casomai poi abbiamo perso, vedi Siracusa. Dobbiamo fare questo. Beh, e basta. Inutile dire, insomma, il Lecce ha giocatori di qualità in tutti i reparti, tra l'altro ancora più rafforzato dal mercato invernale, quindi insomma bisognerà guardarsi veramente da tutte e 11 i giocatori del Lecce. Sì, ma ti ripeto, il Lecce lo conosciamo tutti, sappiamo i grandi numeri che hanno fatto fino adesso, sappiamo le caratteristiche di tutti i giocatori che hanno in rosa, però dico, andiamo avanti guardando noi stessi, guardiamo quello che abbiamo fatto, l'ottimo lavoro fatto in questi 3 mesi e mezzo, con qualche caduta come può accadere a tutte le squadre, mi riferisco alle due partite di Caserta e Reggio, però loro devono continuare a fare i grandi progressi che hanno avuto da un punto di vista non solo fisico, mentale, di unione di gruppo, insomma, vedo una crescita anche in questo gruppo esponenziale per tanti motivi interni e anche da un punto di vista onestamente del gioco che c'è stato a tratti un po' meno, però noi dobbiamo continuare a portare avanti questo bel lavoro iniziato cercando di essere un po' più, avere un po' più di continuità. So che non è la partita migliore per poter esprimere la continuità, però abbiamo giocato un'ottima partita a Trapani, abbiamo giocato un'ottima partita a Catania e quindi speriamo di fare un'ottima partita anche a Lecce. Alla difesa. Sì, guarda, per quanto riguarda le partite, casomai nel 3-5-2 di Castellammare Gigi è stato sacrificato, parlo di Falcone, ma non è un sacrificio, è sempre noi, ormai questo tipo di calcio l'avete capito, un cercare di adattarsi nella fase di non possesso alla squadra avversaria, no? Per riuscire a cercare di essere il più possibile in una certa maniera per recuperare palla. Loro ormai hanno capito la mentalità di questa squadra, non è un'esclusione o due esclusioni che possono andare a intaccare uno spirito di gruppo che si è venuto a creare, che tutti hanno accettato specialmente dalla chiusura del mercato, da dopo la sosta, da varie scelte da un punto di vista proprio non solo tecnico ma anche morale, quindi chi ha accettato di rimanere da qua alla fine sa quelle che sono il diktat, quelle che sono quello che io mi aspetto da loro. Quindi, però è vero che noi abbiamo utilizzato sempre le due punte, le tre punte, due punte e un trequartista, dipende molto anche dalle caratteristiche dei giocatori che loro avranno in campo, specialmente davanti. E qualche dubbio ne ho parlato anche oggi, ce l'ho fino alla fine. Non ho ancora deciso, ho uno o due dubbi ancora da togliermi. Uno di quelli è sicuramente il fatto di tornare al centrocampo a tre o no. Ecco, penso che questa sia l'analisi della partita che andiamo ad affrontare. Mister, è giusto che tu ovviamente mantenga un profilo basso, no? È chiaro, è giusto. Però secondo me in cuor tuo sai che questa partita invece potrebbe anche arrivare nel momento giusto in quanto la tua squadra sta bene. E peraltro, insomma, il Lecce per la legge dei grandi numeri prima o poi dovrà bloccarsi anche in casa. Quindi insomma, è una
sensazione. Secondo me tu in corto sai che puoi andare a fare risultato. Ma guarda, sai, la legge dei grandi numeri prima o poi esiste, però io penso, ho detto più una cosa giustissima, che per me la squadra sta bene. Noi stiamo bene mentalmente, stiamo bene fisicamente, abbiamo fatto una settimana bellissima da un punto di vista della qualità del lavoro. Vedo un'aria cambiata, che questo non significa avere il risultato, però io gioco sul fatto che stiamo bene, stiamo capendo ancora di più, anche per le caratteristiche dei giocatori che sono arrivati, quello che è un'idea di calcio. Ma ti ripeto, noi andiamo a fare la nostra partita, andiamo a fare molto serenamente, ma molto convinti di quello che stiamo facendo, quello sì. C'è qualcosa che la spaventa in particolare del Lecce, che in qualche modo, diciamo, guarda con più preoccupazione dal punto di vista, ecco, della partita? Ma questa è una squadra che, se la lasci giocare, ti chiude, ti fa male, anche perché ha trovato vari gol in varie soluzioni, nella qualità che ha, hanno sbloccato tantissime partite col tiro da fuori, con Eurogol di categoria superiore, cioè hanno talmente, è talmente varia le caratteristiche che per poter far male agli avversari, dalla qualità, dalla fisicità, dai calci piazzati, hanno trovato parecchi gol dal tiro da fuori, dalle combinazioni nello stretto, ce ne sono tante. Noi dobbiamo cercare di sopperire a queste con quella che è però la nostra, è stata la nostra forza fino adesso, cioè io dico sempre intensità, la corsa, l'aggressività, e poi mettendoci quel pizzico di qualità che oggi riusciamo ad avere dopo che non l'abbiamo avuta per tanto tempo. Quindi penso sia questa qui non è tanto quello che temi, dobbiamo cercare il più possibile di sopperire a queste loro qualità con le nostre, che ci hanno portato in tante partite a fare bene.